Buongiorno cari amici, oggi 19 febbraio 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, guerriglia urbana tra corteo anti-Casa Pound e le forze dell'ordine, due i feriti. Il corteo, che era iniziato nel pomeriggio di domenica al suono dello slogan "Siamo tutti antifascisti", a un certo punto è riuscito ad avvicinarsi all'hotel dove c'era il leader del movimento di destra. Movimento 5 Stelle, la moglie del candidato De Falco alla polizia, ha aggredito me e mia figlia. Lui dice invece mai violento, e Di Maio dice la signora denunci accertare i fatti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna una settimana fa si è presentata agli agenti di Livorno raccontando di una violenta lite e di un'aggressione dovute a un evidente stato di alterazione del marito. Lui risponde all'ANSA dicendo mi sto separando, e il candidato premier Movimento 5 Stelle invita la donna a sporgere denuncia. Valanghe, padre e figlia travolte sulle Alpi francesi, mentre scompato pericolo per 30 in Svizzera Alto Adige. Le due vittime d'Oltralpe, un uomo di 43 anni e una bambina di 11, sono state trovate nel primo pomeriggio in una conca a 2930 metri. I pubblici ministeri della vicina Albertville hanno aperto un'inchiesta. Boschi, campagna elettorale col banchiere Renziano, azionisti Sparkasse, dicono anche qui una piccola Etruria. Collegio che vai, risparmiatore che trovi, quasi un destino per Maria Elena Boschi, candidata a centinaia di chilometri dalla sua Arezzo per evitare la rappresaglia elettorale dei truffati di Banca Etruria. In Alto Adige ha più di un motivo per sentirsi a casa. Così, quando sale a Bolzano per un incontro elettorale, capita che ad accoglierla ci sia anche Carlo Costa, il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Bolzano. BCE ha arrestato governatore e banca centrale lettone che siede nel board di Francoforte. Anche un altro membro del board dell'Eurotower, il governatore della Banca di Grecia Yannis Sournaras, è accusato di corruzione, un'accusa che lui ha fortemente contestato, sostenendo che si tratta di una persecuzione politica. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.